Questa trasmissione è offerta da Credi Friuli, la banca che ha il Friuli dentro. Giorgia, dove ci troviamo oggi? Oggi siamo a San Giorgio di Nogaro. Ah, la vera cittadella dello sport, con tanta arte, tanta cultura. Ma un sacco di altre cose. Ma sai che questo viaggio ci sta facendo scoprire cose incredibili? Direi che dobbiamo andare. Quindi c'è anche tanto da camminare, quindi voi rimanete con noi, tag in comune, San Giorgio di Nogaro. Giorgia, da che parte vai? Io vado di qua. E io vado di qua. Tra qualche ora. Voi rimanete con noi, mettetevi comodi comodi. Ciao. Ciao. I could use just a little hope. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Sindaco, siamo felici di essere qui a San Giorgio di Nogaro, comune di più o meno 7500 abitanti, a vocazione soprattutto industriale, è più o meno così? Sì, beh, diciamo che l'economia principale è quella industriale, però è abbastanza diversificata, ci sono diverse aziende agricole, ci sono attività commerciali, attività chiamiamola anche turistiche, perché la presenza di società nautiche ci permettono anche di rivolgere l'attenzione verso questo settore. Ci affacciamo sulla laguna, quindi tutto è rapportato anche dal punto di vista ambientale nel rispetto di questi siti, che sono siti importanti a livello europeo. Come si vive a San Giorgio di Nogaro? Ma le devo dire sinceramente che si vive bene, tutto sommato bene. Ci sono difficoltà come in tutte le famiglie. Diciamo che l'economia presente ci permette di ripartire le risorse tra i vari cittadini, e soprattutto l'impegno delle varie amministrazioni è sempre stata quella di garantire servizi di qualità. In questo caso siamo in un sito importantissimo, che diciamo il fiore all'occhiello della nostra comunità, che è la biblioteca e il centro culturale di San Giorgio Nogaro, è riconosciuto già a tutti gli effetti. Perfetto, allora noi adesso cominciamo questo nostro tour partendo proprio qui dal parco di Villa Dora. Andiamo a scoprire questa bella struttura e tutto quello che offre questo meraviglioso comune. Grazie. Perfetto. Grazie a lei e benvenuti a San Giorgio e buon lavoro. Grazie. Lara, ci troviamo a Villa Dora, in quello che è il centro della vita culturale di San Giorgio di Nogaro. Intanto qualche cenno sulla storia di questo bellissimo edificio. Villa Dora è una villa del tardo 1600 e inizialmente sono poco note le origini di questa villa. Sicuramente aveva una vocazione all'inizio contadina, e poi ulteriormente valorizzata invece con la famiglia Novelli a fine appunto 1600, quando acquisisce la famiglia un titolo nobiliare e diventa molto probabilmente una sede più di rappresentanza, più nobiliare. Qui siamo nel salone affrescato, quindi il salone sicuramente di rappresentanza all'epoca della villa. Acquisiscono questi toni neoclassici con affreschi ovali dipinti. In emeroteca al piano terra abbiamo un bellissimo soffitto a cassonetto di legno dipinto anche, e lo scalone centrale dal quale si accede dall'esterno viene portato all'interno. Durante la prima guerra mondiale, parliamo del 1916-1917 in particolare, e qui in una stanza presumiamo
che dà verso la terrazza soggiornava Elena d'Aosta, la duchessa moglie di Emanuele Filiberto, comandante della terza armata, che in questo luogo seguiva proprio i primi passi della nascita della Croce Rossa, in particolare la componente femminile in aiuto al fronte. Qui dobbiamo ricordarci che siamo negli ultimissimi chilometri di territorio italiano, prima del confine con il Regno Austro-Ungarico, e la collaborazione qui con le Croce Rossine e con l'Università Castrense, quindi con il professor Giuseppe Tusini, che deus ex machina di questa importantissima vicenda storica, da qui veniva un po' gestito tutto il funzionamento degli ospedali da campo e di tutto ciò che era diventato l'intero territorio comunale. Pochi giorni fa ha compiuto, se vogliamo, la villa 21 anni di sede della biblioteca Villa d'Ora. E Villa d'Ora è una biblioteca importantissima, e molto fornita da un punto di vista librario e quant'altro, e polo del sistema interbibliotecario in Biblio. Se abbiamo conosciuto Villa d'Ora come posto di cultura, Villa d'Ora è anche posto di eventi. Partiamo da Itineragna? Partiamo da Itineragna, quest'anno la parola d'ordine è ascoltarci. L'anno scorso era esserci, perché insomma dopo 2 anni di stop abbiamo dovuto insomma tornare sul territorio, tornare a un po' rinvigorire quelle che erano le associazioni e i commercianti di San Giorgio, e non solo, perché sappiamo che Itineragna è una manifestazione che viene organizzata con i comuni anche adiacenti, quindi abbiamo Carlino, abbiamo Marano, abbiamo Porpetto, abbiamo Torviscosa, abbiamo Castions. Quest'anno cerchiamo di puntare anche in alto, ovviamente premiando le eccellenze locali, dando un premio a quelli che sono i viticoltori della zona con il premio Calice d'Ora, e in questo palco ovviamente avremo le serate importanti di quello che sarà l'area cultura all'interno della biblioteca Villa d'Ora per le serate di Itineragna, e ospiteremo anche uno dei più grandi chitarristi, che sono uno dei più grandi chitarristi dei Dire Straits, che sarà qua con noi il sabato sera, mentre il venerdì, se volete, ci sarà Bartoletti, che è un noto grandissimo giornalista sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista di quello che è il nostro Festival di Sanremo, con le più belle e più importanti canzoni del festival. Nelle altre 2 giornate cercheremo di premiare, di valorizzare quelli che sono i commercianti di San Giorgio con una sfilata di moda e Miss Mondo la domenica, mentre il giovedì si salterà e si ballerà con i Pleiades Nuda. Assessore giovane, San Giorgio di Nogaro è un posto per giovani? È assolutamente un posto per giovani, altrimenti insomma non sarei qua. No, a parte grazie al giovane, sì, San Giorgio assolutamente è un posto per giovani, lo stiamo cercando di valorizzare, stiamo cercando però anche di raccogliere quello che è l'esperienza di chi non è più giovane, o meglio è meno giovane rispetto a me, anche grazie a quello che è l'InfoPoint, a quello che è il centro di aggregazione dei giovani, insomma a coinvolgerli sempre di più in quelli che sono le iniziative del comune. E San Giorgio è dei giovani perché vuole essere Villa d'Ora in cosplay, quindi organizzeremo il primo raduno di cosplay all'interno di Villa d'Ora, insieme a quelli che saranno il merchandising, i giochi, i retro games, lo scambio anche di quelli che sono i giochi da tavolo, le figurine, che è tutto un mondo che appartiene a quello del cosplay, insieme anche al giardino che abbiamo qua a San Giorgio, che viene valorizzato ovviamente sulla cultura giapponese, e quindi in una data da non perdere, che è il 10 giugno con Villa d'Ora in cosplay. Siamo entrati all'Antiquarium, che ospita in questo momento la mostra di Tessaro, che sta ricevendo grandissimo successo ed è soprattutto visitata dalle scolaresche. Sì,
Esattamente, siamo all'Antiquarium. La mostra di Jack Tessaro, il teatro disegnato, è aperta dal 28 di gennaio, quindi già da alcuni mesi. Con nostra grande soddisfazione, dicevo, è stata prorogata l'apertura fino al 1 luglio prossimo. E Jack Tessaro è un personaggio, invito veramente i pochi che non lo conoscono a googolare nome e cognome e andare a cercare la sua poliedricità artistica. E noi abbiamo allestito una mostra sui generis senza parole, perché davvero non occorrono. Jack è autore e illustratore di libri per ragazzi, oltre una settantina, dei più disparati argomenti e con le tecniche più disparate. All'interno di questa mostra ne diamo un assaggio. Siamo nel bel mezzo della zona industriale dell'Aussa Corno, un'area assolutamente importante dal punto di vista produttivo, dal punto di vista industriale per il comune di San Giorgio di Nogaro, ma anche per l'intera regione. Qui ci sono delle aziende che spiccano davvero, delle eccellenze: c'è un oleificio, c'è la Birra Castello, ci sono due vetrerie, c'è anche l'azienda Armare, anche perché qui a pochi passi abbiamo tutta la zona del fiume Corno con le marine. Li vedete dietro di me, i cantieri nautici, le marine, anche qui posti di assoluta eccellenza e di riferimento a livello internazionale. Andiamo a scoprirli insieme. Cinquant'anni di cantieri Marina San Giorgio, una grande soddisfazione, un bel traguardo. Sì, quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo importante, i 50 anni della costituzione della società, che è avvenuto il 22 gennaio del 73. Per noi è un orgoglio e un ottimo risultato per tutto il gruppo che ha partecipato in questi anni a questa azienda. Cosa possiamo trovare in questo luogo? Noi siamo specializzati per tutte le manutenzioni per le barche, qualsiasi tipo di lavorazione noi siamo in grado di farlo, e poi abbiamo un ambiente anche marino con la darsena che è molto verde e molto accogliente, nonostante siamo a 8 km dal mare. Questo luogo vive tutto l'anno? Sì, noi siamo aperti quasi 365 giorni all'anno. Noi seguiamo imbarcazioni dalla più piccola fino appunto a 35 metri, ma normalmente si affida l'armatore che vuole un'imbarcazione con lavorazioni importanti, un'imbarcazione efficiente entro termini e programmi prestabiliti. La nostra darsena, molto vecchia, ha un bel habitat naturale, nel senso che farci una camminata sugli argini è sempre molto bello, perché piena di pini marittimi che praticamente rendono l'idea di non essere in una zona industriale. E poi un plus è comunque avere l'acqua dolce vicino alla vostra darsena. Sì, senz'altro, senz'altro questo è un buon vantaggio, perché praticamente innanzitutto, non essendo acqua dolce, quindi non grassa come può succedere nelle lagune, cose così, la parte sommersa dell'imbarcazione si sporca molto meno, i motori, non avendo acqua salata, e anche gli impianti di bordo tendono a fare molto meno calcare, quindi a durare molto, molto di più ed essere più efficienti. Le barche su cui si va a lavorare, c'è una soddisfazione andare e mettere mano su cose, cioè, su cose così belle e così grandi, e cioè, non è da tutti.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Qui c'è anche un ristorante, perché io sono sensibile al cibo, mi dicono che si mangia molto molto bene. Anche a me piace mangiare, si vede, sì, si mangia molto bene. Noi abbiamo il ristorante La Darsena, composto da due bravissimi professionisti, Omar e Gennaro, che sono i gestori del ristorante. In questo ristorante è presente anche una bellissima piscina. Sì, abbiamo una piscina privata che è ad uso esclusivo dei nostri clienti di Cantieri Marina. Andiamo a pranzo insieme? Andiamo a pranzo insieme. Oggi, cara Giorgia, ti tradisco, eh. Vado a pranzo con la mia nuova amica, ok? Ciao, ci sentiamo dopo. Qui fate dei piatti veramente incredibili a base di pesce, naturalmente. È vero. Noi puntiamo tanto sul pesce fresco, sui nostri spaghettoni a ricci di mare, al nostro fritto misto, al nostro crudo misto di pesce. Tutto pesce fresco pescato qua in zona, nella laguna di Marano, di Grado. Insomma, il pesciolino dell'Alto Adriatico, quello buono buono. Esatto. Qual è il piatto che non deve mai mancare qui al ristorante La Darsena? Ma guardi, qua vengono per mangiare di tutto di più. Abbiamo le nostre capelunghe fresche, abbiamo il nostro spaghettone a ricci di mare, i pistacchi, abbiamo il nostro gratinato misto di pesce, che c'è capesante, canestrelli, seppie, scampo, gamberone. Entusiasmo di fare intanto un bel cin cin con te. Grazie. Con tutti gli amici che frequentano il ristorante La Darsena, con Gennaro che ci sta guardando e ci sta invidiando, però adesso tocca andare a mangiare. Certo, non c'è problema. Spaghettone? Spaghettone a ricci di mare e pistacchi, che è il nostro punto di forza. Mi raccomando, io lo faccio sempre e solo per voi. Cin cin! Viva. Elisa, Armare è una realtà che scopriamo con tanta curiosità e con tante sorprese, perché voi producete corde, ma dire corde è riduttivo, possiamo dire in quanti ambiti lavorate? Beh, gli ambiti sono molti, naturalmente principalmente quello della nautica, con cui si sa che insomma, la corda è quella per cui viene utilizzata di più, ma poi anche nell'ambito dell'arredamento, dell'aerospaziale, degli elicotteri, della semplice edilizia anche, per esempio. Aerospaziale che cosa in particolare? Magari ci sono delle cime particolari che hanno delle caratteristiche di tensione, che quindi hanno delle certificazioni che vengono utilizzate per mandare per esempio le sonde nell'atmosfera per fare delle rilevazioni. E poi mi dicevi anche l'ambito dell'arredamento. Sì, nell'arredamento negli ultimi anni abbiamo utilizzato insomma varie tipologie di intrecci di colori, che sono naturalmente la cosa principale che viene apprezzata nell'arredamento, e ha dato la possibilità appunto a diverse aziende, anche molto importanti, di poter sbizzarrirsi nella realizzazione di vari abbinamenti di colori, di fare delle sedie, delle chaise longue, dei salotti anche per l'outdoor o anche comunque per l'interno. Anche quest'anno al salone che c'è stato a Milano, quello sull'arredamento, sono state tantissime le aziende che hanno presentato dei prodotti con le nostre cime intrecciate. Concentriamoci sul settore della nautica, perché voi fornite le vostre corde anche a Team New Zealand, e questo è un motivo di grande orgoglio, suppongo. Sì, questa è la terza edizione in cui siamo stati confermati come fornitore ufficiale del Team New Zealand, che è quello che è per adesso il detentore della Coppa America. Ed è stata insomma un'avventura molto emozionante sicuramente, anche perché sono stati i componenti del Team New Zealand a contattare la nostra azienda. Da lì pian piano è cominciata questa collaborazione, che va avanti appunto da parecchi anni, e loro ci chiedono delle caratteristiche per le loro cime, poi tramite appunto la preparazione insomma pluriennale insomma e anche familiare insomma del titolare, riesce a mettere a punto delle cime che sono performanti come loro richiedono. Poi ci danno naturalmente dei feedback se ci sono delle cose da variare, quindi questo forse è un po' il punto anche forte della nostra azienda, il fatto di puntare sulla qualità della cima e non sulla quantità. Si arriva a questi livelli non per caso, e si arriva a questi livelli anche quando c'è una lunga storia dietro, una lunga esperienza dietro.
Sì, qua c'è una storia centenaria, perché le corde si facevano in casa, quindi nel cortile di casa, a mano, quindi intrecciando questi lignoli o queste cime a mano. Adesso naturalmente la tecnologia è cambiata, qui ci sono tantissimi macchinari, la tecnologia ci permette di fare molte più metri, molte più produzione rispetto naturalmente una volta, però la parte umana è assolutamente fondamentale. All'interno di Marina Sant'Andrea, che tra l'altro compie 20 anni, direttore, ci descrive un pochino questa struttura, che cosa fate qui? Bon, Marina Sant'Andrea, come ha detto lei, nasce nel 2003, quindi quest'anno compiamo 20 anni. È uno spazio soprattutto dedicato ai marinai e a chi ha voglia di andare per mare. Avete clienti che arrivano da dove più o meno? Ma attualmente i clienti che arrivano principalmente sono i clienti italiani, perché è un marina abbastanza nuovo, però abbiamo clienti che arrivano un po' da tutte le parti del mondo, quindi abbiamo clienti australiani, abbiamo clienti americani, abbiamo clienti di barche che arrivano, portoghesi, messicani, francesi, inglesi, svedesi, cioè, e comunque la maggior parte, come dicevo prima, sono italiani e tedeschi e austriaci. Tra l'altro questo è un posto apprezzato perché anche logisticamente offre tante opportunità, no? di navigazione, ci sono tante mete vicine anche a livello turistico. Beh, il grande vantaggio di Marina Sant'Andrea e quindi dell'area di San Giorgio di Nogaro è questo canale navigabile che noi abbiamo, che è un canale profondo 7 metri ed è da Venezia fino a Trieste, è uno dei pochi posti in cui uno può entrare. Entra a Trieste, entra a Monfalcone, entra qui ed entra a Venezia con dei pescaggi importanti, con barche importanti. Poi c'è il grande vantaggio che, quindi, si entra in qualsiasi condizione di meteo, l'acqua è un'acqua dolce, per cui le imbarcazioni quando transitano i motori vengono puliti, insomma, dal salmastro che hanno incontrato durante le loro navigazioni, e qui quando arrivano entrano in un'oasi, decisamente in una bellissima oasi, perché hanno un ristorante, hanno piscina, sono assolutamente coccolate, insomma, questo un po'. Abbiamo 15.000 metri quadri di capannoni coperti, dove nel periodo invernale mettiamo una centinaia di barche all'interno, che vanno barche dai 27, fino a 27-28 metri all'interno. Abbiamo tre travel lift, uno da 220, uno da 115, uno da 80 per alzare sulle barche. Abbiamo piazzali per circa 40.000 metri quadri e nella parte, diciamo, a terra, durante il periodo invernale, mettiamo circa 250-260 barche che vengono qui in rimessaggio, che noi piano piano lavoriamo. Questa barca che abbiamo alle spalle è una barca in legno di un cantiere di Chiavari, che ha avuto delle problematiche sul legno, e noi con i nostri maestri d'ascia stiamo sistemando e poi verrà dipinta, portata di là nell'altra cabina di cettura dove noi dipingiamo. Un refitting di questa barca, i refitting durano dai 3 mesi per le barche in imbarcazioni importanti fino ai 5, 6, 7 mesi, talvolta anche un anno, insomma, questo un po' dipende. Questa è una barca di Coppa America, 1987, quando gli australiani hanno perso con questa barca, hanno perso la Coppa America, che l'avevano vinta 4 anni prima a Newport dalle mani di Dennis Conner. Dennis Conner quella volta è andato in Australia e si è riportata la Coppa America negli Stati Uniti. Per un amante di tutto ciò come lei, avere qui una roba del genere è emozione. Alta emozione, alta emozione. Questa alle nostre spalle è la barca più lunga ormeggiata qui? Sì, la barca più lunga è una barca di 30,
due metri ed ospitiamo, è rientrata dopo 5 anni che era in giro per il Mediterraneo, è rientrata a fare lavori qui da noi. Ci sono tante storie particolari di barche che hanno fatto anche i giri del mondo, ce ne racconta qualcuna? Ogni barca secondo me ha un cuore e ha una sua storia. Abbiamo delle barche, una che ha fatto una traversata atlantica che appartiene allo Yachting Club di New York, abbiamo una barca che ha fatto già 2 giri del mondo con un armatore francese che ha costruita questa barca alle Hawaii e poi è venuta a essere sistemata qua e poi è ripartita per fare questi giri. Due episodi così particolari di una coppia di austriaci di Vienna che con un 45 piedi hanno messo la barca in acqua qua e dopo 3 anni sono rientrati qua, e di un'altra invece di una barca di un 50 piedi, armatori italiani, questi in un anno hanno messo la barca qua, l'abbiamo messa apposta, hanno fatto il giro del mondo un anno secco e sono rientrati qua. Queste sono cose. Un altro episodio molto bello è di una, noi sono appassionato di barche, dello IOR, c'era un armatore in giro qui che aveva costruito questa barca, una barca fatta in lamellare, in legno, un oggetto preziosissimo in assoluto, e lui che veniva sempre qua, questa barca la stavamo distruggendo, lui la guarda e dice ma questa è la barca che con cui ho regattato, e l'ha rimessa a posto e adesso sta regattando in giro per il mondo, insomma. Incredibile. Senta, tra l'altro voi Marine siete unite in una sorta di rete. Sì, questa è una bellissima cosa che noi abbiamo cominciato a fare nel 2016 come rete oggetto, e poi siamo andati a rete soggetto nel 2019, raccoglie 21 marina turistici della Friuli Venezia Giulia e siamo la rete la più grossa rete in Italia, e grazie a Turismo FVG portiamo in giro il marchio Friuli Venezia Giulia e tutte le peculiarità di questo territorio, perché Friuli Venezia Giulia è veramente una regione bellissima e molti clienti che vengono qui sono veramente contenti di stare qui. Ah, ragazzi, ho mangiato, mi raccomando, Giorgia non deve sapere nulla, eh? Ehi, Giorgia. Ai 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 ai. Cosa ci fai qua, Giorgia? Sono molto felice di aver mangiato da sola perché finalmente ho pranzato e non mi hai rubato tutto. Quindi oggi, finalmente, ho lo stomaco pieno anch'io. No, non sta adesso. Grazie per il tradimento. Intanto, ciao Grazie Roberta per il tradimento. Agli amici della Dazza. Roberta, mi dispiace, mangia ora, Roberta. Andiamo. Ma dove andiamo adesso? Eh beh, c'è un sacco da vedere ancora, no? Ma San Giorgio di Nogaro, quanto bella è? È enorme, tra l'altro, c'è di tutto. Va bene. Veramente. Andiamo a smaltire. Senti, tu vai via, sì. Non so, via mare vado io e tu vai... Vai via mare. Vado a nuotare? Sì, vai. Vabbè, va. Dai. Allora, continuate a seguirci, o magari una nuotatina me la farei adesso, eh? Ecco, prepariamo i soccorsi. Ma sei mangiato di buono? Sapessi, non te lo dico. Ma io mangio tanto con te. Cos'è per lei San Giorgio di Nogaro? Ma San Giorgio per me, ripeto, è un ritorno alle origini, e vedo una città frizzante, vedo una città molto viva, tante belle attività nella zona centrale, vedo al tempo stesso una città cosmopolita, no? Anche perché accetta tante realtà, anche che se pensiamo alla zona artigianale vengono dall'estero. E è una bella cittadina, una cittadina aperta, e dove vedo tanto senso di appartenenza da parte dei cittadini anche nelle varie realtà locali e soprattutto nelle varie associazioni locali che come gran parte delle nostre filiali sostengono sul territorio. Da quanti anni lavora per Credit Friuli e cos'è per lei questa banca? Allora, io sono in Credit Friuli dal 1999, per me Credit Friuli è la casa mia, in sostanza, perché ho avuto il piacere di partire, ovviamente come tutti, dalle basi, formarmi e ottenere quello che tutti si aspettano, insomma, la possibilità di avere la propria filiale, di gestire la propria filiale col proprio personale. Per me Credit Friuli è tanto perché, ripeto, è casa mia.
Cos'è per lei Credi Friuli? Per me Credi Friuli è una famiglia, è il posto dove ho iniziato la mia attività lavorativa ormai 18 anni fa ed è il posto insomma con cui condivido la mia giornata insieme a colleghe, colleghi, tante persone, belle persone che ho conosciuto nell'arco di questi 18 anni. Per me comunque è una banca che punta sui ragazzi, sui giovani e dà comunque la possibilità di crescere. Da quanti anni lavora per Credi Friuli? 9 anni a luglio. Cos'è per lei questa banca? Per me questa banca è famiglia, per me questa banca è quotidianità e rapporti creatisi nel tempo che dureranno, mi auguro, per sempre. Ed è un'ottima opportunità di lavoro che viene offerta soprattutto ai giovani, in quanto comunque siamo una banca molto molto giovane. Secondo il mio parere Credi Friuli rispecchia quello che è la regione, è anche un ambiente molto accogliente che cerca di rispettare sempre il cliente e di aiutare il cliente. Lodovico, ci troviamo all'interno della chiesa della Madonna Addolorata in cui troviamo delle importanti testimonianze storiche. Assolutamente. È necessario fare un piccolissimo passo indietro. La storia di San Giorgio fino a pochi decenni fa iniziava subito dopo il 1000 con un documento che risale al patriarca Popone. E di quello che era successo prima nessuno sapeva nulla. Verso la fine degli anni Ottanta, nel 1986, un gruppo di ragazzi, di giovani di San Giorgio, ha avuto l'idea di provare a vedere cosa ci fosse al di sotto. È stato risollevato tutto il pavimento e con l'aiuto e quindi la supervisione di un archeologo sono emersi tre livelli di costruzioni sacre e quindi qui possiamo vedere il più antico che risale proprio al IV-V secolo, di cui è rimasto anche un bellissimo piccolo pezzo di mosaico che doveva ricoprire tutto quel pavimento. Il livello successivo è quello medioevale, di cui rimane anche la forma dell'abside che aveva la chiesa. Immaginiamo un edificio sacro più piccolino di quello che possiamo vedere oggi. E quindi vedete che l'orientamento della chiesa era come quello di tutte le chiese antiche, quindi l'abside rivolta a est. Successivamente arriviamo alla fine fine del Medioevo, inizio del Rinascimento, qui arriva la importante famiglia Novelli e per dare, pensiamo noi, maggiore lustro alla villa che è proprio qui di fronte, ruota completamente la chiesa in modo da avere l'ingresso qui verso la villa e l'abside verso occidente. Grazie a questi ragazzi che poi hanno dato vita all'associazione Ad Undecimum abbiamo ricostruito la storia quindi dal IV secolo fino all'anno 1000 ed è un fatto straordinario. Anche è la chiesa della Madonna Addolorata e anche questa è una cosa piuttosto rara, non così comune. Qui fate addirittura una processione. Certo, grazie alla fede dei nostri concittadini è stata acquistata questa bella Madonna da vestire, si chiama, è una delle poche che sono rimaste qui in Friuli, cioè è scolpita bene nel volto e nelle mani e tutto il resto è in legno grezzo.
questa effigie viene onorata dai San Giorgini e soprattutto in ringraziamento dell'aiuto avuto per far terminare la peste del 1756 viene portata in processione il venerdì prima della Domenica delle Palme da questa chiesa della Madonna Addolorata fino in Duomo, lì rimane una settimana e poi viene riportata qui. San Giorgio non è solo la città delle industrie, il comune dei cantieri, il comune degli eventi e della cultura, è, e abbiamo scoperto soprattutto San Giorgio, come luogo dello sport. Qui siamo per esempio davanti alla palestra della Gemina Scherma, dove ha cominciato ad allenarsi una campionessa come Mara Navarria. Ma a San Giorgio c'è la pallavolo, c'è la canoa, c'è il calcio, c'è anche il baseball. Andiamo a scoprire un po' di queste realtà. Dove ci troviamo in questo momento? In questo momento ci troviamo sull'argine del fiume Corno, il fiume che attraversa San Giorgio di Nogaro e che ha dato origine a questa comunità praticamente. Praticamente siamo nella vera e propria palestra dei vostri atleti? Indubbiamente sì, perché oltre a svilupparsi una comunità si è anche sviluppata questa associazione sportiva che è diventata leader a livello nazionale sia per i risultati sportivi e anche per quelli organizzativi, perché qui troviamo una organizzazione e una comunità molto vicina a questo sodalizio che è in grado di organizzare eventi ad altissimo livello. Qui abbiamo organizzato i Giochi Euro nel 2005, i Master Games nel 2011, competizioni a livello mondiale praticamente. E questo perché c'è tanta gente che collabora e che ha fatto sì che queste discipline sportive che si praticano in questo centro, la canoa e il canottaggio, siano entrate un po' nel DNA di questa comunità. Ci spieghi la differenza tra canoa e canottaggio? La canoa si usa la pagaia e si va in avanti. Parliamo di Rossi, di Idem, parlo dei campioni che hanno vinto. Canottaggio si usano i remi e il traguardo non lo si vede, cioè a spalle al traguardo si va all'indietro praticamente, è la metafora della vita, vedi sempre il punto dove parti e non sai mai dove arrivi. Gli Abbagnale sono gli atleti che hanno dato lustro a questa disciplina. A San Giorgio i primi titoli li abbiamo vinti con le donne. Allora ero io che allenavo e quindi me lo ricordo in modo molto piacevole. Finalmente conosciamo anche questa bellissima realtà chiamata Canoa San Giorgio, un'associazione veramente ricchissima e tra l'altro è reduce da tante vittorie. Sì, è un'associazione molto ricca, è ricca di atleti, ricca di vittorie e come società siamo la società campione d'Italia 2022. E questa associazione nasce nel 1960 con un gruppo di canottieri. E l'attività iniziale è stata proprio quella del canottaggio e poi pian piano negli anni si è trasformata anche come canoa. Nel 2022 campioni italiani dove? E sul lago di Revine in provincia di Treviso. Mentre nel 2023 so che avete già vinto diversi titoli. Sì, i nostri atleti hanno già vinto diversi titoli di campione italiano sia nella canoa che nel canottaggio. In particolare nella canoa abbiamo ospitato nel mese di marzo i campionati italiani di maratona qui sul nostro fiume e i nostri atleti hanno vinto 6 titoli di campione italiano. Dimmi la verità, cosa ti piace di questa disciplina? Boh, a me piace tutto, piace il movimento, la forza, lo spazio che usi, è tutto che mi piace di questo. Da quanti anni pratichi questo sport? Seconda elementare più o meno, quindi 18-19 anni. Senti, prima di uscire cosa dobbiamo fare?
La barca praticamente è pronta, io dopo metto su il GPS, prendo, mi attrezzo e parto. Non niente di complicato. E qui vediamo una parete piena di titoli. Il primo risale all'82, 1982. Primo titolo italiano vinto da questa società con Marzia e Loredana, due neofite della canoa, e noi eravamo neofiti come canoisti nel mondo della canoa, che è stato l'ultimo anno in cui la canoa era commissione, perché l'anno dopo è diventata federazione, perché prima canoa e canottaggio c'era un'unica federazione che era la federazione canottaggio. Ai tempi i successi di Oreste Perri hanno fatto sì che ci fosse un movimento dove i canoisti si sentivano un po' bistrattati dalla federazione canottaggio, ed è nata la federazione canoa. Senti Giuliana, era un gran allenatore o no? Sì, era un gran allenatore, difatti la maggior parte di questi titoli li ha vinti lui come allenatore. La Gemina Scherma è un fiore all'occhiello di San Giorgio di Nogaro. Da lì sono passati, si sono formati tantissimi campioni. Diciamo di sì, diciamo che è una società storica ormai da tanti anni in attività a San Giorgio, iniziata ancora con tutte le armi, quindi spada, un po' meno fioretto e sciabola. Poi da un certo anno in poi è stato deciso di specializzarsi solo nella sciabola, e da un bel po' di anni, diciamo, sono cresciuti dei campioni, campioncini e anche campioni, che si sono affermati o stanno attualmente in attività, sono in attività con le squadre nazionali, e quindi è stato fatto un buon lavoro, no? sotto la guida di due tecnici che di alto livello. Comunque tutti questi campioni, compresa la Navarria, vi ricordano sempre con grandissimo affetto. Esattamente, sì, anche la Mara Navarria, che è che lei è nata, diciamo, schermisticamente a San Giorgio, e ogni tanto capita anche lì a fare lamento, come capitano anche gli altri, Michela Battistone, Leonardo Greossi, che sono in giro, sparpagliati in giro per l'Italia con altre società a fare l'attività, diciamo, a livello professionistico, cosa che adesso noi non facciamo, ma siamo ripartiti con un'attività di bambini, ragazzi e giovanili. Sì, perché è iniziata da qualche anno questa seconda vita, no? di questa associazione, di questa società, anche perché i due maestri che citava lei prima sono talmente bravi che sono stati ovviamente catapultati nel mondo del professionismo, e voi avete deciso di ripartire proprio dai giovani, dai bambini. Esatto, sì, c'è stato, diciamo, questo cambiamento dal 2020, fine 2020, ho preso questo incarico di presidente, e l'attività è ripartita soprattutto a livello giovanile, con dei ragazzi, anche bimbi piccoli. E poi c'è un altro dato di soddisfazione, che alcuni ragazzi che facevano scherma anni fa si sono ritrovati e quindi hanno messo in piedi un discorso di master, una decina di master, e dovrebbero anche venire altri, e quindi si dedicano anche loro all'attività master, che è attiva anche nel mondo della scherma, con i propri campionati, le proprie classifiche e tutto quanto, insomma. Brian, parlami di questa eccellenza chiamata San Giorgina. La San Giorgina ormai ha più di 100 anni di storia e conta almeno 190 tesserati nel settore giovanile, cioè dai piccoli amici agli allievi, quindi l'under 17, più una quarantina tra prima squadra juniores, quindi tantissimi ragazzi, che tutti del territorio, che fanno parte di questa grandissima famiglia. Qual è il tuo ruolo in questa grande famiglia chiamata San Giorgina? Ormai io sono qua da 7 anni e ho iniziato come allenatore dei più piccoli, fino ad arrivare adesso ad allenare l'under 14, e sono anche diventato responsabile organizzativo.
Caro Brian, siamo nello stadio Collavin. Quali sono i prossimi eventi sportivi che farete in questo stadio? I prossimi eventi sono un importante evento che facciamo ogni anno a fine stagione calcistica, che è il Junior Summer Camp. Quest'anno sarà dal 12 al 30 giugno, quindi per 3 settimane di grandissimo divertimento, con ogni anno tantissimi ragazzi che si iscrivono. Tu chi sei? Allora, io sono Maniera Marco, laureato Scienze Motorie, adesso laureando Scienze dello Sport a Udine. E questo è il mio primo anno qui e mi occupo della preparazione per la prima squadra e di allenare anche un gruppo di pulcini. Samuele, come stai? Bene. Senti, in che squadra giochi e in che ruolo giochi? Punta centrale. In quale squadra, scusami, perché io devo capire se è vero che giochi con la San Giorgina? Sì, San Giorgina. Sei contento di giocare in questa gloriosa società? Sì. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare un giocatore da calcio. E per poterlo fare cosa tocca fare? Studiare. Bravo, mi piace. Quindi la filosofia è quella giusta. Eh sì, ha ragione. Viene sempre prima la scuola, poi il calcio e poi insomma vediamo dove possono arrivare questi futuri talenti. Tu chi sei e che ruolo ricopri in questa gloriosa società? Paolo Bragagnini, anch'io laureando in Scienze dello Sport come Marco e sono il mister dei pulcini. Io sono Enrico Beltramini, da quest'anno aiuto i piccoli amici ai primi calci, do una mano e ogni tanto aiuto anche mister Marco e Pietro con i pulcini. Ed oggi è un grandissimo appuntamento perché è tornato il D-Day, l'occasione della giornata dedicata a tutti i dilettanti della nostra regione. Viene premiata la società con più biglietti acquistati per questa partita, Udinese Sampdoria, prende il nostro direttore generale Franco Collavino, naturalmente viene premiato un dirigente della San Giorgina, Stefano Pella. Super applausi per la San Giorgina e super applausi per tutti i dilettanti presenti oggi qui nel nostro fantastico stadio. Prima il calcio dilettantissimo della nostra amata regione e del Friuli naturalmente. Quindi complimenti ancora. Musica, maestro! Saluto a tutte le squadre e associazioni presenti oggi in famiglia, siete tantissimi, fatemi un applauso! Stiamo parlando di baseball, in questo momento appunto siamo qui nel luogo del lanciatore, un luogo molto importante, però spiegami un attimino anche quali sono gli altri ruoli, allora, le altre zone. La formazione è formata da 9 persone, da 9 atleti, la fase difensiva, c'è il lanciatore, il catcher, che sarebbe il ricevitore, il prima base, il seconda base, l'interbase e il terza base. Dopo sugli esterni abbiamo l'esterno sinistro, l'esterno centro e l'esterno destro. Cosa possiamo dire dei Dragons di San Giorgio? I Dragons sono 50 anni e passa che ci sono. Dopo varie vicissitudini che hanno avuto, finalmente sono riuscite ad avere un campo nostro, perché prima di questo campo andavamo a elemosinare il campo a Cevignano, a Castion delle Mura per poter giocare. Oppure ci allenavamo in campi di Biava, no? E adesso finalmente abbiamo un campo. Quanti ragazzi avete nel settore giovanile? Avendo abbandonato la Serie C, ci siamo buttati sui piccoli. Noi abbiamo una 15 di mini baseball, e 2 squadre under 12, l'under 15 e l'under 18. Un totale, adesso come adesso, avremo 65, 66, 67 atleti. TV12, guardate che spettacolo qui a San Giorgio di Nogaro. Intanto, lei come si chiama? Oscar.
Caro Oscar, cosa ci fa di bello oggi qua in questa bellissima giornata di sole? Sto ammirando un panorama bellissimo. Io pensavo che lei era qui per pescare, ma si pesca o no a queste parti? Si pesca, qua si pesca. E cosa si può pescare? Orate, branzini, quello che c'è insomma. Lei cosa ci fa di bello da queste parti e come si chiama? Mi chiamo Nicola, vengo da Verona e sono un autista. Sono qua per aspettare domani mattina per caricare e ne approfitto per guardarmi questo spettacolo. Insomma, quanto bello è il Friuli Venezia Giulia, quanto bello è questo spettacolo? Questo è un posto dove ci si può rilassare e poi oltre al mare ci sono anche le montagne comunque che non sono da meno. Insomma, qua abbiamo il mare, la laguna, le montagne, insomma un posto veramente magico. Quindi anche a Verona conoscete il Friuli Venezia Giulia? È certo che lo conosciamo, sì. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città. Ci mette davanti a un altro microfono che qualche cosa succederà. Siamo quelli. E allora, cara Giorgia, purtroppo anche questa puntata sta per giungere al termine. Sì, però la chiudiamo con uno degli aspetti del nostro territorio che sono veramente straordinari, ovvero la natura. Qui alle nostre spalle avviene l'incontro tra il fiume e il mare. Il fiume Corno sfocia nel mare, qui proprio dietro a noi, nella laguna che vediamo alle nostre spalle. Tra l'altro il Corno che nasce a Gonarzo, dove siamo stati poco tempo fa. Due settimane fa abbiamo... Che spettacolo. È lui che segue noi o siamo noi che seguiamo lui? Ma secondo me è un insieme di cose, anche perché questo territorio, insomma, ci insegue, ci fa scoprire sempre posti nuovi, E qui vi lasciamo davvero con questi scorci, il casone, la laguna, la natura incontaminata del nostro territorio e ci piace un sacco. E adesso, cara Giorgia, rimaniamo ad ammirare questo spettacolo. Mi raccomando, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Rimanete sempre con noi, ok? Dove saremo? Non lo diciamo. Intanto godiamoci lo spettacolo. Panorama. Godetelo anche voi. Questa trasmissione è stata offerta da Credi Friuli, la banca che ha il Friuli dentro.